Ma intanto ve ne presento un altro di progetto, si chiama Il pane a chi serve, lo ha descritto per noi Giuseppe Zucco in questo filmato. Il progetto Il pane a chi serve è un progetto delle ACLI di Roma e dell'Unione dei panificatori di Confcommercio sempre di Roma e vuole rispondere ad un grande problema, quello di recuperare il pane che non viene venduto e di destinarlo alle persone che ne hanno bisogno, cioè a tutte quelle varie forme di povertà, non solo i senza tetto ma le famiglie in difficoltà, le case famiglie eccetera, che usufruendo di questo pane possono risparmiare e destinare quei fondi ad altre attività più importanti. Il pane sprecato giornalmente sono 200 quintali, non solo dei panifici, ma soprattutto degli ipermercati e i supermercati, i quali fino all'ultimo momento hanno tantissime quantità di pane per cercare di venderlo al meglio. Però poi quando si chiude la saracinesca avanza tutto e viene poi buttato. Il progetto si sviluppa coinvolgendo i panificatori e ad oggi sono coinvolti 15 panificatori che contribuiscono operativamente a fornirci il pane e sono coinvolte circa 50 associazioni e che vanno poi a distribuire il pane, lo vanno a prendere dai panificatori e lo portano ai loro poveri. Ad oggi, considerato che il progetto è in fase sperimentale ed è operativo da circa 2 mesi, noi riusciamo a recuperare 2 quintali di pane al giorno, che non è poco, considerato anche il fatto che il progetto è operativo su 2 municipi di Roma. Sarebbe utile, credo anche produttivo, perché raggiungeremo dei grandi numeri, avere al nostro tavolino, oltre che al comune e le ACLI, anche la grande distribuzione, cioè gli ipermercati e i supermercati. Lì abbiamo un'esuberanza di pane avanzato e ripeto non solo, ma anche pasticceria secca, focacce, pizza, tantissime cose che potrebbero essere redistribuite a quelle fasce di povertà purtroppo in aumento vista l'attuale situazione economica. Questo è un progetto che si può espandere in tutta Italia perché è semplice e poco costoso. Certo serve l'aiuto delle associazioni come le nostre, come le ACLI, serve l'aiuto delle associazioni dei panificatori nelle loro ramificazioni provinciali e serve anche il contributo degli enti locali. La felicità e la gioia che in un momento di crisi abbiamo verificato nel mettere in piedi questo progetto è sicuramente una delle chiavi che mi fa essere ottimista, cioè la crisi si può battere. Perché? Perché l'Italia nei suoi anticorpi ha la natura del dono, che per fortuna rimane, continua a rimanere una delle caratteristiche più belle dell'essere italiano.